Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Oggi facciamo un salto nel passato, andiamo addirittura al 500 d.C. Siamo nell'epoca dei vichinghi, dove hanno trovato i nostri archeologi un attrezzo come questo, che si chiama lucet, e lo utilizzavano per poter creare cordami. E poi, piano piano, nel Medioevo è stato utilizzato anche per fare delle cinte per abbellire i propri abiti. Ma vediamo come si utilizza. Ed ecco a voi il lucet, oppure semplicemente la forcella di legno. Noi utilizzeremo questa della Prim, all'interno troverete le indicazioni, sono spiegate passo passo, quindi ci sono tutti i vari disegnini per poter effettuare l'applicazione e l'utilizzo di questo accessorio, ma io ve lo faccio vedere nel dettaglio. In primis, questo accessorio può essere utilizzato con tante tipologie di filato e dopo vi farò vedere anche cosa può uscire. Abbiamo detto che comunque sia è una sorta di corda elasticizzata e vediamo subito come si utilizza. Molto semplicemente inseriamo il filo all'interno in questo modo, filo centrale, giro avanti sulla destra, dietro sulla sinistra in avanti e poi di nuovo avanti sulla parte destra. Questo è il passaggio un po' più difficile da effettuare e poi bisogna semplicemente prendere la parte di sotto, il filo sottostante, e farlo passare con l'asolina sulla corna che c'è qui. Arrivati a questo punto, girate, tirate verso la parte esterna, riprendete sotto il filo e lo passate sopra, girate nuovamente, tirate un pochettino e passate sopra, lo girate e proseguiamo in questo modo. Io vi do un consiglio di tirare sempre, perché così la corda, vedremo che poi verrà una sorta di quadratino. A un certo punto noterete che esiste già troppo di lavoro, quindi cosa dobbiamo fare qui? Qui dobbiamo andare a tirare e proseguiamo sempre con la nostra lavorazione. Quando poi abbiamo realizzato il nostro prodotto nella misura a cui a noi piace, perché vogliamo creare una collana, un bracciale o qualsiasi altra cosa che poi andiamo a vedere, cosa dobbiamo fare semplicemente? Alzare questa parte dell'occhiellino, inserire all'interno la parte finale del filo, in questo modo qui, poi alziamo anche l'altro occhiellino, infiliamo e andiamo a stringere il nostro lavoro in questo modo. E così abbiamo creato il nostro cordoncino. Come vedete, è ha una forma quadrata ed è molto 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 resistente e vi voglio far vedere qualche cosa. Questa è la corda che abbiamo visto iniziale, questa è fatta con l'ajuta, questo è fatto con la licra. Guardate che spettacolo viene con la licra ed è molto ma molto molto elastica. E questa è fatta con la nostra fettuccia, come anche questo qui, che è una bellissima idea per poter fare un bracciale o una collana, oppure io l'ho fatto in lana e così ho creato il mio barattolino per poter inserire tutti i miei accessori. E quindi abbiamo finito anche questo tutorial. Come sempre dico, facile, facile, facile. Oramai queste sono le parole chiave.
E avete visto che si possono creare tante piccole cosettine, come ad esempio ricoprire dei vasetti, oppure fare delle collane, bracciali o anche i sottopiatti. Io spero e mi auguro che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Vi raccomando sempre di mettere un like, di condividere i video in modo che la nostra comunità possa crescere sempre sempre di più, di guardare tutti gli altri video che sono Tessiland News, Tessiland Condivision, il blog www.megliodimaglia.com e che dire, ci vediamo sicuramente al prossimo tutorial. E col mio vasettino vi saluto. Ciao!